Ecco, e ho trovato, oltre a questa partenza comune, anche altri aspetti in comune tra i due libri che ho appena finito di leggere, che tra l'altro mi hanno stupito veramente per l'alta qualità della scrittura. Sono rimasto veramente sbalordito dall'alta qualità, pur molto diversa, come ha già sottolineato bene il professor Sparzani, cioè due stili molto diversi tra loro, però hanno alcune cose in comune che ho trovato io, perché c'è da dire che secondo me noi quando leggiamo troviamo anche nei libri dei nostri scrittori cose che vogliamo trovare, che magari loro stessi non pensavano di mettere o non sapevano di aver messo. E in entrambi i libri vi sono coppie di personaggi, due coppie di personaggi, intrecciate tra di loro e anche con dei segreti che condividono. Nel caso di Marino c'è Hans Lockl che torna ed è uno straniero, no? Torna da straniero nella Liguria, che ha vissuto in maniera drammatica con la guerra. Vive come un barbone, vive proprio come allo sbando, dorme tra i rovi, si è scavato un nido tra i rovi, dorme sia d'estate sia d'inverno sotto le intemperie e viaggia per queste mulattiere ascoltando i rumori e come evocando gli scarponi ferrati di quando marciavano i soldati, che questa cosa mi ha colpito, no? E c'è un altro personaggio che torna in Liguria da straniero ed è intrecciato col soldato ed è la ragazza. E lei era di Dolcedo, ma ha viaggiato molto per il mondo. Tra l'altro qui ci ho trovato anche un punto di contatto con l'autore, che a sua volta è andato via da Dolcedo e ha viaggiato. E torna anche lei da straniero, non ha più nulla, la casa non l'ha più, è rimasto un magazzino, un vecchio magazzino, dorme in questo magazzino, anche lei come una sbandata, insomma. E quindi sono stranieri in questa patria, intrecciati, condividono questo segreto di questa strage, entrambi vogliono sapere chi ha denunciato i dronieri, chi li ha denunciati e perché. E qui viene anche una scansione proprio anche quasi da noir in questo libro di Magliani, perché noi ci chiediamo in effetti, ma perché i tedeschi hanno fatto questa strage e chi li ha denunciati, no? Quindi questo rapporto di questo segreto condiviso dai due e questi due stranieri nella terra che già conoscono. Il libro di Franz vi è un'altra coppia molto forte, che è il padre, Karl, e il narratore, che si chiama Franz Grospenar come l'autore. Qui tra l'altro c'è anche uno stile abbastanza usato, oggi è anche molto attuale, mi sembra, quello dell'autore che chiama il proprio personaggio col suo nome. E c'è anche un altro autore che faceva la stessa cosa, che secondo me è un punto di riferimento di Franz, che era Henry Miller. Infatti il narratore di Henry Miller si chiama Henry, anche lui si chiama Henry, ecco. E qui di nuovo c'è la coppia di personaggi, il padre che è stato un combattente e torna e viene a Milano, ma anche lui è come straniero nella sua città. Infatti combatte duramente, di nuovo combattente, dopo aver combattuto nella guerra, di nuovo combatte nella vita per ricrearsi una posizione, in quanto ha perso tutto, la guerra gli ha fatto perdere per praticamente tutto quello che aveva. E quindi è straniero in Italia, e anche un po' la lingua, i modi che ha, ecco. E poi c'è Franz, il narratore che si rapporta col padre, e qui veramente il personaggio di Franz per me mi ha impressionato moltissimo, è di una potenza narrativa che mi ha colpito, ed è uno straniero nella vita. Franz è uno straniero nella vita, perché ha mollato anche lui certezze, ha mollato un lavoro, ha mollato un progetto di impresa che voleva mettere su col padre, e ha questa nuova visione che è quella di scrivere questo libro, ed è straniero nella vita, nei sentimenti, nelle emozioni, nel suo rapporto con la realtà, e si rapporta col padre in una maniera che psicologicamente anche qui mi ha fatto venire molte domande, perché a un certo punto Franz pone un quesito tipicamente freudiano, e cioè
Noi figli abbiamo l'immagine del padre, il gigante del padre, e cerchiamo di distruggere questa immagine, come di uccidere questa immagine per trovare la nostra, per ritrovare la nostra. E lui, il narratore Franz, a un certo punto del libro, non mi ricordo in che punto, lo dice: forse dovrei uccidere questo padre, dovrei farlo, no? E invece quello che mi sembra faccia Franz nella narrazione è una forma quasi di idealizzazione del padre, cioè è una figura che l'ho trovata gigantesca, come un punto di riferimento, no? È quasi idealizzata, quindi io non ci ho trovato, per esempio, lo scontro con l'immagine paterna, come per esempio La lettera del padre di Kafka, che è un grande libro collettivo tra il figlio che si contrappone al padre.